Immaginate un mondo in cui la morte non è più una sentenza definitiva. Un mondo in cui le rughe non solcano il viso e il corpo non cede al peso degli anni. Un mondo in cui la giovinezza non è solo un fugace ricordo, ma una realtà che può durare per sempre. Questo sogno, un tempo considerato utopia, è diventato realtà grazie alle nuove frontiere della scienza. La ricerca genetica ha compiuto passi da gigante nella lotta contro l'invecchiamento ed ha aperto la strada ad un futuro in cui l'immortalità biologica non è più un miraggio. In questo video viaggeremo attraverso le ultime scoperte in questo campo rivoluzionario. Esploreremo i segreti del DNA e scopriremo gli incredibili esperimenti sul tema. Preparatevi a esplorare un futuro senza limiti, dove la vita non ha più una data di scadenza. Un futuro in cui l'immortalità è a portata di mano. Siete pronti a vivere per sempre? Amici arcani, bentornati e benvenuti ad un nuovo video qui sul mio canale. Voglio dirvi subito che il merito di questo video in parte è vostro, perché il suggerimento a trattare un argomento così affascinante me l'avete dato proprio voi. Infatti nel video su Proxima Centauri è venuto fuori un sacco di commenti interessanti sull'immortalità biologica. Infatti la nave generazionale ipotizzata per quel viaggio solleva un sacco di questioni etiche, diciamo, sul fatto che sia giusto o meno che degli esseri umani nascano e molto probabilmente muoiano anche sulla nave senza mettere mai piedi a terra. Una possibile soluzione sarebbe quella dell'ibernazione, ma attualmente questa tecnica è ancora fantascienza, quindi la seconda soluzione è quella di non morire, pertanto ecco che si arriva all'immortalità biologica. Da qui parte la mia ricerca e in questo argomento affascinante di cui onestamente ero in parte all'oscuro. Prima di rivelarvi quello che ho scoperto, voglio chiarire che, anche se l'immortalità biologica ad oggi la scienza ci dice che è possibile, non la trattiamo tanto per quanto concerne il fatto di diventare immortali, ma più che altro per rallentare l'invecchiamento. Quello è il punto che fortunatamente oggi la scienza ci dice sia possibile farlo. Quindi ripeto, non tornare bambini, ma vivere la nostra vita al massimo delle nostre energie. Ma andiamo con ordine. La prima cosa che mi sono chiesto da profano è: qual è il meccanismo per cui iniziamo a invecchiare? Perché avevo sentito da qualche parte che a un certo punto della nostra vita c'è un qualcosa che dice alle nostre cellule di rallentare la loro riproduzione e di entrare quindi nella fase di senescenza. Quindi, dopo aver rimesso insieme tutto il materiale che ho trovato, ecco da dove voglio partire per spiegarvi in modo chiaro e semplice, sottolineo chiaro e semplice, ma sulla base di documenti scientifici seri e comprovati, perché invecchiamo e soprattutto come abbiamo fatto a mettere le mani su questo meccanismo. Tutto ebbe inizio nel 1961, quando il biologo Leonard Hayflick fece una scoperta rivoluzionaria. Studiando le cellule umane in coltura, osservò che esse avevano un limite ben preciso al numero di volte in cui potevano dividersi. Questo limite, noto come limite di Hayflick, era di circa 50 divisioni cellulari. Perché le cellule smettono di dividersi? La risposta risiede nei telomeri, strutture speciali che si trovano alle estremità dei cromosomi. I telomeri proteggono i cromosomi dai danni, ma ad ogni divisione cellulare si accorciano un po'. Quando i telomeri diventano troppo corti, la cellula non può più dividersi e va incontro a senescenza, ovvero invecchiamento e morte. Questo non succede invece per le cellule tumorali che hanno perso questi meccanismi di controllo e che quindi proliferano all'infinito. La scoperta del limite di Hayflick è una scoperta molto importante perché ci dimostra che l'invecchiamento non è un processo casuale, ma è un processo biologico dettato da meccanismi ben precisi. Allora mi chiedo, se l'invecchiamento è un processo biologico, esiste il modo di rallentarlo? Esiste il modo di fermarlo? Andiamo avanti. L'invecchiamento è un processo misterioso, un enigma che affascina e spaventa l'umanità da sempre. Come un detective alla ricerca di indizi, la scienza tenta di svelare i segreti di questo fenomeno complesso. Un primo indizio arriva dalla nascita. Un neonato, pur concepito da genitori non più giovani,
inizia la sua vita con un'età biologica pari a zero. L'orologio cellulare si azzera al momento della fecondazione, come se un contachilometri fosse stato resettato. Un mistero che apre la porta a nuovi interrogativi. Qual è la chiave di questo reset? Un altro indizio arriva dalla clonazione. Dolly, la pecora clonata nel 1996, ha dimostrato che l'età del donatore non si trasmette al clone. In quel caso, l'ovocita è stato svuotato del suo nucleo per essere riempito con quello della cellula usata per la fecondazione, in genere una cellula della pelle. L'embrione che nasce avrà quindi solo un DNA. Ma anche in questo caso l'orologio cellulare si resetta, suggerendo che l'informazione sull'età non è codificata nel DNA. Esiste un qualcosa che dice alle cellule di ripartire da zero, qualcosa che interrompe l'invecchiamento, motivo per il quale nessuno nasce già adulto. La chiave risiede nell'epigenoma, un sistema di controllo che influenza l'espressione dei geni senza modificarne la sequenza. L'epigenoma è come un maestro silenzioso che detta il ritmo del tempo, determinando l'invecchiamento e la salute delle cellule. Quindi possiamo dire che se controlliamo l'epigenoma, controlliamo anche l'invecchiamento? Seguimi perché adesso arriva veramente il bello. Immagina il DNA come un libro che contiene le istruzioni per costruire e far funzionare il tuo corpo. L'epigenoma è come un secondo libro, una sorta di manuale di istruzioni che spiega come interpretare ciò che c'è scritto. E quindi, tornando alle cellule, come interpretare il DNA. L'epigenoma non modifica la sequenza del DNA, ma influenza il modo in cui i geni vengono espressi. Può attivare o disattivare i geni, determinando quali proteine vengono prodotte e in quali quantità. L'epigenoma è influenzato da diversi fattori come l'ambiente, lo stile di vita e l'età. Questi fattori lo possono modificare. Tali modifiche epigenetiche possono essere reversibili o irreversibili. Alcune possono essere trasmesse alle generazioni successive, mentre altre sono specifiche per l'individuo. E qui c'è un punto importante. Quindi abbiamo capito che l'epigenoma controlla quello che le cellule vedono del DNA e di conseguenza come si comportano. Detto in altre parole, l'epigenoma è come se controllasse il comportamento delle cellule. La notizia bomba è che alcune modifiche epigenetiche sono associate all'invecchiamento delle cellule. La più importante, forse, si chiama metilazione del DNA. Vediamo di che si tratta. La metilazione del DNA può disattivare i geni che sono importanti per la riparazione del DNA e la rigenerazione cellulare. In sostanza, viene impedito alla cellula di vedere alcuni geni in quanto essi vengono in qualche modo nascosti dai metili, piccoli gruppi chimici che si attaccano al DNA rendendo l'informazione inaccessibile, ma sempre presente. Per spiegarlo in modo ancora più semplice, adottiamo una metafora usata spesso dal professor David Sinclair, biologo australiano professore di genetica alla Harvard Medical School e co-direttore del centro Paul F. Glenn per la biologia dell'invecchiamento. Immaginate il vostro DNA come un CD che contiene la musica della vostra vita e l'epigenoma sia la superficie trasparente del CD. All'inizio la musica è cristallina, ogni nota perfettamente accessibile. Ma col tempo il CD si sporca. La polvere dell'invecchiamento offusca le tracce, creando dissonanze e vuoti. La cellula, come un lettore inceppato, non riesce più a leggere correttamente la musica, perdendo la capacità di rigenerarsi e di suonare la sinfonia della giovinezza. Ma la melodia non è perduta per sempre. Come un CD graffiato che può essere ripulito, il DNA conserva intatta la sua musica originale. La chiave per ringiovanire le cellule potrebbe risiedere proprio nel ripristinare la chiarezza del CD, nel cancellare i segni dell'invecchiamento che ne offuscano la superficie. La fecondazione e la clonazione ci offrono appunto un assaggio di questa possibilità. In questi processi, l'epigenoma, la superficie del CD, viene ripulita, riportando la cellula a uno stato simile a quello di un nuovo disco. Quindi la domanda è semplice: come facciamo a cancellare le sporcizie del tempo e a riscrivere correttamente l'epigenoma? E se ti dicessi abbiamo trovato il modo di farlo? Fantascienza? No, scienza! Sono anni e anni di ricerche che alla fine convergono in questa affascinante possibilità.
Arrivati a questo punto, per rendere comprensibile la magia che sto per raccontarti, devo introdurre un altro personaggio. Sicuramente non lo conoscerai per nome, ma lo conoscerai per il suo lavoro. Vediamo di chi si tratta. Yamanaka ha dimostrato che è possibile riprogrammare cellule somatiche mature come quelle della pelle in cellule staminali pluripotenti, ovvero cellule identiche a quelle che si trovano negli embrioni, che possono diventare qualsiasi tipo di cellula. Tale processo di riprogrammazione è stato ottenuto stimolando le cellule a resettarsi mediante l'introduzione di una combinazione di quattro fattori di trascrizione che altro non sono che proteine che si legano al DNA e regolano l'espressione di altri geni. Questi sono i quattro fattori di trascrizione che Shinya Yamanaka ha utilizzato per riprogrammare le cellule somatiche in cellule staminali pluripotenti indotte, o IPS. La scoperta di Yamanaka ha avuto un impatto dirompente nel campo della biologia che gli è valso il premio Nobel nel 2012, aprendo nuove possibilità per la ricerca medica e la terapia rigenerativa. Ma c'è ancora un problema. Il sistema Yamanaka è fantastico quando si tratta di creare cellule staminali pluripotenti, ma per quanto riguarda il farci ringiovanire, presenta un enorme difetto. Non funziona. Questo perché, se hai seguito tutto il discorso, hai capito che la cellula staminale è una cellula neutra, che può evolvere in qualsiasi altro tipo di cellula. Detto in altre parole, significa che la cellula ha perso la sua identità e la sua caratteristica. L'obiettivo del ringiovanimento non è la regressione a uno stadio embrionale. Si desidera piuttosto un ritorno ad uno stato di giovinezza funzionale, preservando l'identità e le specializzazioni cellulari. Le cellule muscolari devono rimanere muscolari, quelle della pelle devono mantenere la loro posizione e funzione, e così via. La chiave è ringiovanire le cellule senza cancellare la loro memoria e il loro ruolo nel corpo. Ed è qui che arriva il colpo di scena. Lasciamo Yamanaka per tornare da David Sinclair, il suo team ed i loro studi pubblicati su Cell e Nature, perché adesso abbiamo la chiave per capire l'enormità della loro scoperta. Sinclair e il suo team si sono accorti che, usando lo stesso cocktail di Yamanaka ma togliendo una delle quattro proteine, nello specifico la quarta, la CMYC, le cellule tornavano comunque a uno stato di cellule plurivalenti ma senza perdere la loro identità. Questa nuova sequenza è stata battezzata OSK. Sinclair e il suo team hanno studiato il ringiovanimento cellulare nei topi usando il cocktail di fattori di trascrizione, OSK. I topi sono stati ingegnerizzati geneticamente per autoprodurre OSK in risposta a un antibiotico iniettato. L'obiettivo era di capire se il cocktail potesse invertire l'invecchiamento e rigenerare i tessuti danneggiati. I risultati sono stati sbalorditivi. Il nervo ottico danneggiato nei topi adulti è stato rigenerato dopo l'attivazione del nuovo cocktail, con il recupero della vista. L'orologio biologico dei topi è stato ringiovanito del 50%, equivalente a decenni in termini umani. Altri parametri di invecchiamento sono migliorati, rendendoli simili a quelli di topi molto più giovani. La stessa tecnica ha funzionato anche su topi molto vecchi, ripristinando la vista persa e migliorando la salute di altri organi. In sintesi, il cocktail di Sinclair ha dimostrato la capacità di ringiovanire le cellule e rigenerare i tessuti danneggiati in topi di diverse età. Questi risultati aprono la strada a nuove possibilità per la terapia anti-invecchiamento e la rigenerazione tissutale negli esseri umani. Questa scoperta, che all'inizio sembra fantastica, lo è perché alla fine si parla di risultati scientifici tangibili, quindi ricerche serie, da un lato un po' spaventa, perché alla fine ti chiedo, vorresti veramente vivere per sempre? Beh, a nessuno piace invecchiare, no? Infatti la ricerca sull'invecchiamento non è esattamente contro la vecchiaia, ma contro le sofferenze ad essa associate. Queste scoperte non hanno l'obiettivo di eliminare completamente la morte, anche perché sorgerebbero problemi di sovraffollamento mondiale
più una serie di questioni etiche che al momento non voglio stare ad affrontare. Sarebbe già tanto se fosse accessibile a tutti la possibilità di curare le malattie legate all'invecchiamento. Basti pensare ai problemi di vista, problemi di udito, per non parlare delle malattie neurodegenerative. Eccoci una bella lista di malattie che potrebbero essere completamente debellate. Morbo di Alzheimer. L'invecchiamento è il principale fattore di rischio per il morbo di Alzheimer. Il cocktail, o SK, potrebbe aiutare a rallentare o addirittura invertire il declino cognitivo associato a questa malattia. Morbo di Parkinson. Anche il morbo di Parkinson è collegato all'invecchiamento. Il ringiovanimento cellulare potrebbe aiutare a migliorare i sintomi motori di questa malattia. Aterosclerosi. L'invecchiamento è un fattore di rischio per l'aterosclerosi, che può portare a infarti e ictus. Il cocktail o SK potrebbe aiutare a prevenire o rallentare l'insorgenza di questa malattia. Diabete di tipo 2. Il rischio di diabete di tipo 2 aumenta con l'età. Il ringiovanimento cellulare potrebbe migliorare la sensibilità all'insulina e aiutare a controllare la glicemia. Diversi tipi di cancro. L'invecchiamento è associato a un aumento del rischio di sviluppare diverse forme di cancro. Il cocktail, o SK, potrebbe aiutare a riparare i danni al DNA e a rafforzare il sistema immunitario, entrambi fattori importanti nella prevenzione del cancro. Artrite reumatoide. Il ringiovanimento cellulare potrebbe aiutare a ridurre l'infiammazione e migliorare i sintomi di questa malattia. Inoltre, le scoperte di Sinclair potrebbero avere applicazioni in altri campi, come la rigenerazione tissutale. Il cocktail OSK potrebbe essere utilizzato per rigenerare tessuti danneggiati, come quelli del cuore, del fegato o del sistema nervoso. Insomma, questo futuro è possibile e oggi, grazie ai risultati di laboratorio, è anche tangibile. In teoria sarebbe possibile allungare la nostra vita a tempo indefinito con iniezioni regolari del cocktail OSK, ma a questo punto ti faccio una domanda. Tu vorresti veramente vivere per sempre? Rispondi seriamente e prima di farlo pensaci un attimo, perché anche se lo sembra non è una risposta così scontata. Ti aspetto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!